Buongiorno. Questo, ecco, esatto, vedete, con questa luce si vedono bene. Ci sono momenti in cui non si vedono, momenti in cui si vedono di più, soprattutto con le luci, quelle dall'alto, si vedono e sono queste cicatrici qua. Da quando ho avuto l'acne da piccolo sono rimaste e qualsiasi cosa ho fatto si sono leggermente migliorate, ma diciamo che si vedono tanto. E routine praticamente finita, quindi adesso vado in palestra. Praticamente mi alzo, faccio, leggo il libro, quindi di solito prima cosa che faccio leggo il libro in modo da non entrare subito sui social media. Seconda cosa che faccio è andare in bagno, fare o il pulling, quindi detox, vi lascio un video in descrizione se volete dare un'occhiata per capire cos'è, serve anche per i denti, per tutto. Nel mentre che, dato che servono 10-15 minuti tenendo l'olio in bocca, faccio la skincare, quindi tengo la skincare, questa volta ho fatto anche la barba siccome mi preparo che per un po' non potrò tagliarmi e radermi per colpa delle cicatrici, per colpa delle croste che avrò in faccia. E poi, siccome oggi ho alle 4 il dermatologo, devo riuscire a fare tutta questa routine il prima possibile. Dopodiché, yoga. Oggi ho fatto sia Hatha Yoga, quindi Anga Mardala, che la meditazione che faccio ogni giorno, Shambhavi. Ci ho messo circa un'ora e mezza, un'ora e 20. Poi sono andato giù. Colazione, pancake proteici e multivitaminico. Ho preso anche il miele con acqua calda e pepe nero, quello lo faccio tutte le mattine e basta. E adesso si va in palestra. Ovviamente, fragranza del giorno. Oggi mi vado a mettere qualcosa di fresco e dal mio collega Alex Perfume, ovviamente, sceglierò Citro d'Ora. Tra l'altro, ho fatto uscire il suo nuovo profumo, mi sembra quello al tabacco, ma devo ancora sentirlo, probabilmente lo sentirò Alex Sans questo marzo. Questo è pazzesco, questo luminoso, dissetante, perfetto per tutte queste situazioni qua. Mi piace molto indossarlo in palestra o comunque nei momenti indoor in cui voglio farmi notare, ma essere bello fresh, bello pulito, carico. Mi piace, mi piace. Ah, altra cosa che mi sono dimenticato di dire, mentre faccio il pulling, quindi la mattina come prima cosa, mentre aspetto, non solo faccio la skincare, ma dopo la skincare, siccome ho altri 5-10 minuti, quello che faccio è fare gli esercizi di journaling. Quindi prendo il telefono e faccio journaling, come vi ho già parlato in altri video, e quindi documento il mio percorso, varie cose, e poi faccio anche esercizi di gratitudine, sempre su varie app sul telefono, quindi esercizi per mettermi nel mood tale che poi per la giornata sto meglio e quindi faccio le cose meglio, eccetera, eccetera. Quindi esercizi semplicemente di gratitudine, ti ricordi per cui, le cose per cui sei grato, eccetera. Adesso che ho finito palestra, doccia prima calda, poi fredda, metto a posto i capelli, mi faccio tutti i peli, eccetera, i prodotti, e poi un'oretta che si asciugano i capelli e devo fare i video per YouTube prima di fare il laser alle 4. E nel mentre che aspetterò, leggerò un po' il libro, comunque devo rispondere delle mail, una chiamata di lavoro, faccio giapponese, altre cose. Momento doccia fredda, quindi l'ultimo minuto della doccia fredda, cioè della doccia, la faccio fredda. Non ha senso fare di più, 2 minuti al massimo, ma poi diciamo che gli effetti non vanno a essere così tanto più benefici che dopo 1 minuto, 2 minuti. Quello che vado a fare io è prepararmi con delle respirazioni, non troppe, perché sennò si rischia di farsi anche del male. Respirazioni e poi butto di colpo la doccia nella parte fredda, quindi totalmente fredda. Siamo a febbraio, quindi la doccia è tendenzialmente molto fredda. Non ho idea di quanto sia fredda, però è fredda, cioè non so quanti gradi. Quindi quello che vado a fare di solito è dalle 5 alle 10 respirazioni profonde. Poi l'ultima tutta dentro e poco fuori. E
e ghiaccio adesso. Rilassa, 20 secondi, 19, 18, 17. Poi tutto dentro, altri 20 secondi. E poi fuori, cerchi di rilassarti e coprire tutte le parti del corpo che non avevi coperto prima. Occhio a non fare troppo la testa perché puoi farti del male. Anche dietro qua i capelli, che di solito sei capelli lunghi, ti copre il collo. E poi quando sei a posto, più o meno un momento, basta, finita lì. E adesso il bello è che di solito quando uno finisce la doccia è tipo freddo, no? E invece adesso si sta benissimo, anzi, c'è più caldo e senti che ha questa energia, questa carica, tantissimi effetti benefici. Ho fatto anche altri video al riguardo, ma la carica che ti dà pazzesca, anche a livello di sistema immunitario, ha tantissimi benefici. E in più non avevo per niente voglia oggi di farla. Il video mi ha motivato a farla, la faccio sempre in qualche modo, ti caccia fuori dalla comfort zone. Quindi è un po' un creare questo callo anche mentale che poi nella vita ti aiuta tantissimo a gestire situazioni difficili e anche di stress. Ora i prodotti per i capelli e il deodorante in allume di rocca. Ok, adesso il resto del self care, quindi peli, sopracciglia, unghie, cose varie, e poi aspetto che si asciugano i capelli nel mentre farò altro. E ora il pranzo, sto continuando con la dieta, quindi oggi ho questo. Ora qualche video, questo è il nuovo tripiede che ho comprato, sto provando dei nuovi outfit, ora qualche video per YouTube, che ne dite? Sto provando varie cose, questo è l'unico outfit spirituale che ho al momento, quindi purtroppo mi devo accontentare di questo, poi in futuro cambierò. Ecco, fatto tutto, sono in ritardo. E stiamo andando a fare il tutto. Tra l'altro mi è comparso un brufolo. Vabbè. Salve. Salve. Allora, io sono a Peschiera dal mio dermatologo di fiducia, il dottor Miori. E praticamente l'ultima volta avevo fatto il laser frazionato ablativo. Esattamente, a CO2. Quindi a CO2. Sorgente di luce con anidride carbonica. Oggi lo facciamo con una nuova sorgente di luce che è l'Erbium, che quindi è una sorgente di luce completamente differente, ha una lunghezza d'onda diversa e ha maggiore affinità per l'acqua. Quindi è più delicato pur mantenendo le capacità di correggerti quelle lesioni cicatrizzali che tu hai sul tuo volto. Quindi abbiamo tempi di recupero migliori e lavoriamo in maniera più selettiva ancora. Va bene, perfetto, che è praticamente tutta questa cosa qui. Esatto. Ok. Allora, così in questo momento qua tu sei allora... Aspetta, fammi vedere un attimo se la luce... No, così sei perfetto, eh? Okay. Così vedi... Okay. Allora, scusa, ti faccio abbassare un attimo... Ecco, così sei proprio, vedi tutto il tuo volto. Perfetto. Se non si sente molto, quasi molto. Ce la fai o ti la pastiglia? No, ce la faccio. È la stessa cosa di prima, ho aumentato solo la frequenza, eh? Ok. Un siero che adesso penetra attraverso i forellini che abbiamo fatto e dà uno stimolo anche lui sul collagene. Ok. Brucia leggermente. Sì, è normale, è normale. Poi ti passa subito. Okay. Ecco, questi sono quelli che mi ha dato e me ne ha dati tre. Vediamo come va. E questa è la mia faccia. Quindi finito, è stato super gentile. Dategli un'occhiata, vi lascio il link in descrizione al suo Instagram, alla sua pagina. È un signore super gentile, risponde a tutte le domande anche per la questione di pelle e in gamba, quindi se volete dargli un'occhiata vi lascio il link in descrizione. Questa è la situazione della mia faccia. Ok, sarò rosso per un po', delle parti in cui si vede un po' di più, delle parti in cui si vede un po' di meno, e niente, quindi per un po' avrò magari dei piccoli segni.
e dovrebbero andare via pian piano. Mi ha detto che questo tipo di laser, che è diverso da quello che ho fatto l'altra volta, è leggermente più delicato sulla parte di recupero, quindi ottimo. Questa è la situazione, arrivato a casa. Sì, diciamo che si vede. Ovviamente durerà un po', ma a me non cambia i video, li ho già fatti, quindi a posto, le interazioni sociali non cambiano, perché comunque sono la maggior parte del tempo a casa. Mi ha fatto abbastanza, cioè da un leggermente fastidio, come un pizzicorio caldo, bollente. Però insomma è anche giusto, cioè è quello che volevo, non fare continuamente piccole cose che ti lasciano alla fine al 50%, non ho mai concluso niente, quindi serve qualcosa di un po' più così definitivo. Vedremo se dovrò rifarlo tra un paio di mesi oppure se sarà migliorato abbastanza. Intanto lo tengo così, cerco, mi ha detto che per la skin care di utilizzare intanto solo questi, e perché se vado a utilizzare una crema idratante o altro, diciamo che questo tipo di laser va a lavorare in un certo modo che il caldo, il calore e la secchezza aiutano, diciamo, a pian piano a stimolare e quindi a migliorare il collagene, eccetera, da quello che ho capito. Quindi è meglio, cioè diciamo che per questa settimana semplicemente utilizzerò le fiale che mi ha dato e basta, e magari un detergente delicato. Situazione: dopo qualche ora si sta arrossando ancora un po' di più. E ora siamo alla sera. Si è arrossato, fa meno male, ma ancora un po' male fa. La mia storia è che io ho avuto l'acne quando ero piccolino, ho avuto l'acne classica d'ormoni, poi ho preso una pastiglia dal dermatologo per togliermi l'acne. Il problema è che era arrivata l'estate e essendo estate non puoi continuare la pastiglia per troppo tempo perché ti secca la pelle, ha tanti effetti collaterali, eccetera. E quindi quello che avevo fatto era interrompere, poi ho detto, vabbè, avevo, non mi ricordo, 14 anni, non mi ricordo, e ho detto, 15-16 anni, ho detto, vabbè, fine estate riprendo. E invece poi l'acne mi era passata e durante l'estate ti abbronzi un po', quindi vedi meno l'acne. E quindi quando era settembre-ottobre, che era il momento di riprendere, ho detto ma no dai, non serve più, cioè non voglio tornare con quelle labbra secche e tutti quei problemi. E qui non l'ho fatto, grave errore, perché bisogna finire la cura. Io avevo fatto, mi sembra, 3 mesi su 5-6, quindi metà, ho fatto poco più di metà di quella pastiglia e mi aveva tolto l'acne, ma non mi aveva tolto tutto. Quindi le cicatrici purtroppo sono rimaste. E non è qualcosa di grave, nel senso che non mi si vedono tanto, mi si vedono solo sotto alcuni tipi di luce, magari la luce dall'alto o dal basso, però diciamo che se posso toglierle, e soprattutto all'inizio quando lavoravo nella moda, quando facevo più foto eccetera, mi disturbava un po' come cosa, poi ho imparato ad accettarla, ho detto se posso toglierle perché no, e quindi ho iniziato a cercare pian piano, quando cercavo la versione migliore di me stesso a livello esteriore, vari mezzi per provare a toglierle, e quindi ho iniziato con la skincare, ho iniziato con prodotti di skincare vari, varie marche, negli anni ho veramente provato di tutto, da skincare naturali, a maschere naturali, a maschere chimiche, a skincare più chimiche più forti, vari tipi di prodotti che tutti consigliano, prodotti da dermatologo, prodotti da farmacia, prodotti della nonna, di tutto e di più. Poi ho provato il laser, avevo fatto il laser frazionato ablativo un tempo fa e mi ha migliorato leggermente, però non sono passate del tutto. Mi dicevano, guarda, aspetta l'estate perché è solo una questione di colore. E invece ho aspettato l'estate, è finita l'estate e comunque sono rimaste. Ho fatto il micro needling, ho fatto il dermaroller per 2 periodi. Ho fatto tantissime cose e diciamo che le macchie sono sempre migliorate. È come se migliorassero del 2% ogni volta che faccio qualcosa, 5% ogni volta che faccio qualcosa. Con il laser mi erano migliorate di un 20% e col micro needling non ho notato sinceramente quasi differenza, forse del 2%. E quindi continuerò così, alla fine probabilmente è solo questione di tempo, è probabilmente solo questione di continuare a farlo, e adesso ho riprovato questo laser, vediamo come va. E in caso continuerò a fare questo laser fino a che non avrò la pelle un po' più liscia. E non ho, ovviamente non punto alla perfezione, uno non può avere, se non ce l'ha magari già di natura, pelle perfetta al 100% piastrata, però almeno da togliere quelle cicatrici che tempo fa mi davano un po' di sicurezza, adesso vabbè, ma se posso farlo perché no.
Quindi una volta ogni tot magari farò questo laser, vedrò adesso se invece una volta è bastata, perché dopo tutto quello che ho fatto magari non, cioè magari una volta basta, perché comunque sembrano superficiali le mie cicatrici, tutti mi dicono, anche i dermatologi, sembrano superficiali, ma poi quando vado a fare il trattamento non cambia niente o cambia pochissimo, quindi non capisco. Adesso vediamo come va questo e in caso continuerò. Buongiorno, giorno 2. Probabilmente non vi farò il vlog di tutti i giorni, anche perché ci vorrà un po'. E secondo me per vedere i risultati, quando finisce questo ci vorrà circa una settimana, però per vedere i risultati ci vorrà un mese e mezzo, due, perché deve costruirsi pian piano. Quindi in caso vi riaggiorno semplicemente quando le cose sono migliorate, quando le cose sono cambiate, o se avete qualsiasi domanda farò un video a riguardo, probabilmente anche su Instagram condividerò i progressi. Ecco, questo visto con un'altra luce. Ecco qua, ragazzi. Grazie per avermi guardato e ci vediamo al prossimo video.